tollero l'uomo che si mette a fare il letto, a dare l'aspirapolvere, non lo posso proprio vedere, non mi piace. Cucina, io magari. Mi abbassa l'eros, me lo uccide. Le parole di Laura Chiatti non sono passate inosservate. La coppia è stata ospite nel salotto di Mara Venier per la presentazione della Caccia, film di cui Marco Boccia è il regista e la moglie protagonista. 11 anni e due figli insieme, per la prima volta condividono anche il set, ma la sua dichiarazione sull'eros, messo a dura prova dall'atteggiamento casalingo del maschio, ha scatenato commenti caustici sul web, i più da parte di donne. Vergognati, io trovo molto più sexy un uomo che sa cucinare e che mi aiuta a fare pulizie. L'uomo che cucina per me è Eros alle stelle. Non si può sentire da parte di una giovane donna è diseducativo verso i propri figli. A rincarare la dose la conferma di Marco Bocci, che le tributa lo scettro di reginetta della casa, gelosa del suo ruolo di amministratrice dei doveri domestici. Non vuole che pulisco qualche cosa. Si adopera però. Si incavola proprio. Come mi vede, stai fermo. Anni di lotta per la parità dei diritti, di battaglie contro il sessismo, contro lo stereotipo dell'angelo del focolare, relegato in cucina a lavar piatti, vanificati in una battuta. Possibile che nel 2023 si sia ancora a questo punto? Tuona in coro il web? Sono antica in questo rispetto ai ruoli. Ci mancava solo un'attrice che riporta la vita di coppia al Medioevo, scrive un utente, mentre qualcuno si lascia andare all'ironia. L'uomo che lava i piatti è patrimonio dell'umanità. Pronta la risposta sul profilo social, il suo messaggio è stato mal interpretato, è strumentalizzato solo per screditarla e il libero pensiero è pur sempre un diritto, per cui vale la pena di lottare. Poi aggiunge, dimenticavo, stamattina mio marito ha rifatto il letto, passato l'aspirapolvere e pulito i bagni.